per il Bari, per la squadra, magari è un punto comunque di settimane di lavoro dove comunque si è visto bel gioco, dove abbiamo veramente dimostrato tutti noi l'attaccamento a questa maglia, a voler fare risultato. Infatti l'unica cosa che ci mancava è il risultato, e sabato, domenica, ne abbiamo giocato sabato. Domenica il risultato è arrivato su un campo difficilissimo e siamo contenti di aver portato a casa questi 3 punti e speriamo di continuare su questa scia. È la cosa fondamentale aver portato a casa i 3 punti, quindi sono contento e ringrazio comunque i tifosi che sono arrivati veramente in tanti a Catania con una trasferta così difficile, e come ho detto tante volte loro sono la nostra forza, il 12° uomo in più, quindi a loro tanto di cappello perché erano veramente tanti ed è stata veramente la nostra arma in più. In quel ruolo lì mi trovo veramente bene, non ero abituato a farlo perché comunque ero sempre abituato comunque a giocare con un modulo 4-4-2, quindi giocando con questo modulo qui sicuramente ho più possibilità di puntare l'uomo, velocità di saltarlo, di comunque si escono un po' di più fuori le mie caratteristiche, quindi penso che fino ad ora sia un modulo giusto e anche importante per me, quindi nel senso spero di continuare così e speriamo di fare tanti altri gol. Io sono un attaccante, quindi vivo per il gol. Come ho detto tante volte, quando per esempio in queste settimane che magari non ho fatto gol, magari non è arrivato il risultato, magari sono il classico ragazzo che magari ci penso e dico: com'è possibile che non ho fatto gol? Magari non ho creato, c'è qualcosa che non va, e quindi comunque ci stavo male per questa cosa qui. Alla fine poi, quando ti sblocchi, penso che sia un momento dove veramente dici: ora puoi fare veramente di più, e devi sempre comunque allenarti al 100% per poi avere questi risultati qua. Quindi io penso ad allenarmi sempre giorno dopo giorno, pensare partita dopo partita, e poi vedremo alla fine chi ha ragione. Non gli do neanche tanta considerazione a uno come lui, anche perché comunque se era un'altra persona, anche magari dopo 2 giorni, 3 giorni, magari diceva quello che aveva fatto, invece, come si dice, non ha avuto neanche i coglioni di dirlo, quindi preferirei anche di parlare di questo qui, di Comi, quindi Quindi non non ti ha ha... chiamato? Non ti ha Mm? chiamato, mi No, sembra. no, no, proprio zero. Tanti giovani, se guardiamo, molti giocatori sono andati a giocare all'estero, perché comunque in Italia trovano poco spazio, quindi penso che alla fine, parlo personalmente, di venire qua a Bari è stata la mia scelta, quindi ho parlato a lungo con l'allenatore dell'Atalanta, con Antuono, e penso che sia stata per me la soluzione migliore, anche perché comunque io ero stato chiaro, io lì non volevo più fare tra virgolette la riserva, o magari facevo un gol e giocavo dopo 8 partite, quindi perdevo un altro anno, quindi penso che sia stata la scelta più giusta. E sono contento di averla fatta. Penso che alla fine, in alcune partite, soprattutto anche in Serie B, è un giocatore alto, bravo di testa, anche a far rispondere, a far salire la squadra. Penso che sia anche importante in alcuni momenti. Però alla fine, noi abbiamo la nostra tipologia di gioco, continuiamo così e speriamo E che fate vada gol di testa anche sempre bene. uno. Quindi facciamo pure gol di testa, meglio di così. Molti dicevano che è stata la partita della svolta. Noi comunque ci sentivamo, in settimana l'avevamo preparata benissimo, comunque lo sapevamo anche tra di noi che comunque questa partita era molto importante, fondamentale per noi, per il gruppo, per l'ambiente, per tante cose, quindi penso che sia stata una vittoria fondamentale, dove comunque ripartire da Catania per avere una scia di vittorie consecutive per poi essere sempre più in alto. Penso che ormai i tifosi non siano più una sorpresa, quindi nel senso sono veramente da pelle d'oca. Ogni volta che, anche comunque in un momento difficile come è stato magari la settimana prima che abbiamo pareggiato in casa col Modena,
E poi trovarti tutte queste persone all'aeroporto, penso che sia stata ancora una dimostrazione da parte di tutta la tifoseria di stare attaccati dietro la squadra, sia nel bene che nel male. Penso che questa sia una cosa importante. Quindi, come ho detto prima, chapeau a tutti i tifosi del Bari.